Buona serata a tutti, sono Michael Severance. Per chi non mi conosce ancora, sono il direttore di affari e relazioni esterne per un istituto di ricerca americano, un think tank vero e proprio. Noi chiamiamo Istituto Acton. Voglio dire molto di me e molto del mio istituto, però abbiamo solo per dire che stiamo collaborando con Lucid, di cui io sono anche membro da una decina di anni, Eccolo. e abbiamo organizzato quattro seminari, Devono sentire. cinque seminari. Abbiamo ancora due da fare, e con questo abbiamo il grande onore di accogliere Padre Bernardo Cervalera, commissionario PIM e direttore dell'agenzia stampa Asia News, per il quale io ho avuto l'onore di collaborare con Padre Bernardo nel 2003 fino al 2005, penso, per lanciare la sezione in inglese. Esisteva già in italiano e in cinese, e da una decina o 15 anni prima c'era anche la versione cartacea. Questo nel lontano 2003, c'era l'idea di creare questa nuova sezione, che si è espanso ora per comprendere anche la lingua spagnola. Adesso il sito web asianews.it, magari condivido lo screenshot ora. Eccolo qua. Asianews.it, è rivolto non soltanto alla Cina, ma a tutta l'Asia e gli altri continenti, però l'enfasi principale è stata sempre su Cina continentale, i paesi confinanti. E come ho detto prima, Padre Rinaldo è un missionario PIM e ha passato una decina di anni, se non sbaglio, come missionario nella Cina continentale. E durante un periodo lui era anche un professore all'Università Beda a Pechino. Di quello che so della storia, lui era un po' professore, non più professore che prete. Penso che lo consideravano, o lo sapevano, che era un professore, ma non tanto un prete, che non era tanto ben accetto essere un prete nella Cina comunista in quegli anni. E poi ha passato altri anni lavorando proprio a Hong Kong. E niente, lui ha gestito, prima di fondare Asia News, la sezione inglese Italian Online, era direttore dell'agenzia Fides, il bollettino del Vaticano. E nient'altro, lui può magari dire un po' di più di quello che fa ora come capo redattore dell'Asia News. E prima di passare la parola a lui, ti faccio presentare Benedetto Del Sita, Luci Giovane Latina e Lazio. Grazie Michael. Tanto buonasera a tutti, ai soci del Lucid, agli amici dell'Acton, a Padre Bernardo. Io sono Benedetto Delle Site e sono il presidente dei giovani del Lucid del Lazio. E questo è il secondo incontro di una serie che abbiamo costruito insieme all'Acton Institute. Abbiamo avuto un incontro quest'estate, a fine luglio, con Padre Sirico sulla situazione negli Stati Uniti. Oggi parleremo dell'Asia con Padre Bernardo e poi abbiamo calendarizzato altri due incontri sull'economia globale con l'economista Gotti Tedeschi e sulla situazione in Europa con il professor Buttiglione. Ovviamente questo non preclude che avremo altri appuntamenti. Il ciclo è abbastanza esplicito. Noi siamo una unione di imprenditori e di dirigenti che si ispirano al Magistero della Chiesa, e dal Magistero della Chiesa prende il nome questo ciclo di incontri: osservare, giudicare, intervenire, che era un po' il motto della dottrina sociale della Chiesa di Pio XI, che ne suggerisce anche un po' il metodo. Il cristiano osserva la realtà, la giudica grazie al discernimento, quindi grazie all'illuminazione del magistero e della fede, e poi è chiamato però a immischiarsi nella realtà e quindi a intervenire. In particolare noi imprenditori, noi dirigenti siamo chiamati a un'azione di leadership positiva in un contesto che con questa pandemia
ci trova sotto molti profili impreparati. E cosa succede in Asia? In Cina e in Asia è iniziata questa pandemia, da Wuhan si è diffusa in tutto il mondo e oltre ad aver travolto l'economia ha messo, direi letteralmente, in ginocchio intere nazioni. Un significativo fenomeno si è manifestato nella città di Hong Kong, dove ci sono state forti proteste contro il governo, per alcune, diciamo, leggi di cui ci parlerà meglio sicuramente Padre Bernardo, che è un grande conoscitore di questa parte del mondo, e dove tra l'altro recentemente è stato arrestato anche l'imprenditore Jimmy Lai, un imprenditore cristiano attivista proprio per la libertà, quindi un imprenditore nel settore dei media, che tra l'altro, insomma, so che è anche un amico dell'istituto Acton. E poi c'è la situazione della Chiesa, la situazione della Chiesa in Asia, in particolare in Cina. Asia News, io la seguo da diversi anni, ed è veramente un'agenzia di informazione molto preziosa perché ci parla molto spesso dei casi di persecuzione dei cristiani nel mondo. E in effetti in Cina ciò che avviene, soprattutto da parte delle autorità, molto spesso lede la libertà religiosa. E quindi Padre Bernardo, che conosce benissimo questo e questa realtà, ci parlerà sicuramente anche di questo, anche alla luce dell'intesa che la Santa Sede ha fatto con le autorità cinesi e che, se non vado errato, dovrebbe essere rinnovata prossimamente. Per quanto riguarda Asia News, come UCI dei soci dovrebbero aver ricevuto una lettera di Padre Bernardo, che è una presentazione di Asia News. Comunque la trovate su internet, è veramente una realtà preziosa e che merita di essere sostenuta. Quindi non dico altro e chiedo, appunto, passo la parola a Padre Bernardo e gli chiedo, appunto, di aiutarci a capire che cosa sta succedendo in Asia. Buonasera a tutti quelli collegati, a tutti gli amici che conosco, a quelli che non conosco. Diciamo che queste presentazioni sono state un po' gonfie, troppo gonfie di complimenti. E quindi quando ci sono troppi complimenti è meglio, diciamo così, avere un profilo basso in realtà. Quello che è vero è che io sono stato missionario, ma non per 10 anni, ma per 7 anni in Cina, nel mondo cinese, e che sono stato professore, d'accordo, e che potevo fare il professore, ma non potevo fare il prete in Cina, ma anche adesso è molto difficile che un missionario straniero vada come missionario. Anzi, è impossibile, cioè deve andare come esperto di qualche cosa, ma non è possibile andare lì a fare lavoro di missione. E poi, che cosa? Che appunto sono direttore adesso di Asia News e Asia News, questo è vero, cioè è uno strumento abbastanza unico, perché in Italia, diciamo, l'Asia, diciamo, dell'Asia si conosce soltanto le Maldive, perché magari qualcuno riesce ad andare lì a fare le vacanze, ma non si sa niente sulla cultura della gente delle Maldive, sulla religione, della gente delle Maldive e così via. C'è un po' di interesse, ma sempre meno ideologico, verso, lo so, la causa palestinese, ma che ormai sta scendendo moltissimo, e poi c'è che cosa? Da parte di un certo mondo imprenditoriale c'è diciamo così, l'interesse a fare scambi a fare scambi commerciali, quindi a vendere il Made in Italy e magari anche a trasferire alcune lavorazioni in Asia. Per esempio, io adesso non vedete i miei pantaloni. Ma i miei pantaloni sono fatti in Bangladesh, no? Così come il mio cellulare è assemblato in Cina,
no? Quindi, diciamo, c'è questo interesse che è più che altro appunto di tipo commerciale, ecco. Ma in fondo non si conosce il, diciamo così, il modo con cui questi popoli camminano, il modo in cui questi popoli cercano un qualche significato della loro vita, una prospettiva, costruiscono il modo in cui costruiscono il loro destino. Cos'è che è importante? È che appunto i popoli sono determinati dal desiderio di vivere, dal desiderio di crescere. E secondo me, siccome appunto mi hanno detto, mi avete chiesto di parlare dell'Asia, io devo dire che un elemento importantissimo che io trovo veramente impressionante dell'Asia attualmente è il desiderio dei giovani di trovare un significato al loro lavoro. Perché? Perché l'Asia è stata in tutto questo, in tutti questi ultimi 40 anni, 50 anni, diciamo, il luogo dove si è prodotto le cose dell'Occidente. E dove magari si è dato a loro un po' del gusto consumistico nostro, cioè anche loro avevano le cose che abbiamo noi e così via. Ma attualmente però ci sono i giovani che si domandano, ma qual è il nostro destino? Cioè che cosa serve a noi proprio e a me personalmente? Questo è una cosa nuovissima e questo è una cosa che sta creando scossoni in molte parti dell'Asia. Guardiamo appunto, prima avete citato Hong Kong, dove almeno il 65% della popolazione che è andata a manifestare contro il governo e contro la Repubblica Popolare Cinese sono giovani, ma giovani addirittura anche di 13-14 anni. Guardiamo che cosa è successo nei mesi scorsi in Iraq, guardiamo cosa sta succedendo ancora qua e là in Libano, cioè ci sono i giovani che non si accontentano più né delle ideologie che ormai sono stanno ormai diciamo così scolorendo né dei fondamentalismi religiosi. Io 2 anni fa sono stato in Iran, è impressionante che 4 giovani su 10 non vanno più in moschea perché sono, sono disgustati dell'uso violento dell'Islam che si fa nelle moschee. Ma questo è un trend che sta succedendo in tantissime parti. Mi dicevano alcuni, per esempio, anche in Algeria, che di per sé fa parte dell'Africa, ma anche se è uno stile medio orientale. Ma dove i giovani appunto non vanno più in moschea perché rifiutano il discorso dell'Islam, dell'Islam politico. Quindi i giovani, secondo me, i giovani, tutti questi, guardiamo adesso c'è per esempio in Thailandia, è una cosa molto importante quello che sta succedendo, sempre a causa dei giovani. Giovani che si muovono, giovani che rischiano tutto. E questo, secondo me, è un fenomeno molto importante se dobbiamo imparare qualche cosa, perché dovremmo domandarci che cosa fanno i nostri giovani, dove ci sono, perché il problema grosso dell'Occidente è che è una società che diventa sempre più vecchia. Quindi i giovani, secondo me, sono un fenomeno importantissimo. Giovani che appunto rifiutano ormai l'ideologia e rifiutano anche il consumismo facile. Quella cosa impressionante dei giovani di Hong Kong è che appunto loro rischiano tutto questo e rischiando di manifestare contro il governo, contro la Cina, rischiano di non trovare lavoro, rischiano di non poter più andare a scuola, all'università, perché la Cina sta attuando delle regole veramente molto, molto, molto strette. E questi giovani quindi rischiano veramente tutto per che cosa? Per la loro libertà. Per la loro libertà. Vi dicevo appunto che quindi i giovani che vogliono superare il fondamentalismo religioso, le ideologie, per esempio in Cina al comunismo non ci crede più nessuno, molta gente
che si mette sotto la, sotto l'ala del Partito Comunista, ma semplicemente per ricevere diciamo facilitazioni sociali, no? E non più anche consumismo. Questo secondo me è un punto importante che io cerco di comprendere ancora, perché è un fenomeno che si sta sviluppando adesso e quindi cerco di comprendere che cosa, come dire, che i giovani stanno cercando qualcosa di più personale. E questo, attenzione, è una cosa molto importante, perché in Asia, le culture asiatiche sono delle culture, diciamo così, in cui si celebra il gruppo, la massa, il clan, ma non l'individuo, non il valore della persona. E questo, secondo me, è un punto molto importante, perché questi giovani si stanno domandando: ma la mia persona come cresce, come può maturare, come può vivere in una situazione così? È una domanda sulla persona. Questo, secondo me, è importantissimo, anche perché questo è proprio invece il valore che avrebbe una testimonianza cristiana. E infatti, diciamo, la Chiesa è considerata il tramite attraverso cui questi giovani scoprono questa dimensione personale. Questo è importantissimo. Tant'è vero che le manifestazioni di Hong Kong, molti cinesi hanno detto: ecco, guardi, è colpa della Chiesa, perché è la Chiesa che li ha educati così, cioè che non sono più massa, ma sono persone, no? Quindi i giovani e il rifiuto delle ideologie. L'altra cosa che sta avvenendo è che si sta appropinquando una crisi economica molto forte, ma questo, diciamo, è una cosa mondiale. Probabilmente il dottor Gotti Tedeschi farà cosa qui, ma io lo vedo dal punto di vista sociale, cioè il Covid-19 ha messo in ginocchio le economie dell'Asia, anche quella cinese, perché sta creando tantissime ondate di disoccupazione, e questa cosa terrorizza molto i governi, perché in Cina, per esempio, si calcola che siano dagli 80 ai 100 milioni le persone che sono senza lavoro. Senza contare poi i migranti, perché i migranti non sono registrati come, diciamo così, come classe lavoratrice, perché lavorano un po' di qua, un po' di là, e i migranti sono 250 milioni. Quindi in India anche sta avvenendo questa disoccupazione molto forte. Lì sono centinaia di milioni anche lì, perché quando hanno chiuso le fabbriche, hanno chiuso i trasporti, eccetera, tutti i migranti interni che erano andati nelle grandi città a lavorare si sono trovati senza lavoro, senza cibo, senza niente, senza tetto, perché loro lavoravano a giornata, venivano pagati a giornata, e quindi con quei soldi un po' li mandavano a casa nel loro villaggio e un po' se li tenevano per consumarli, per il cibo e per l'abitazione. Ma praticamente sono sbandati. Molti, per riuscire a sopravvivere, hanno dovuto affrontare il ritorno a casa a piedi, facendo centinaia e centinaia di chilometri. Questo quindi è l'India. E il terzo punto, mi permetto di... Quindi c'è un problema economico con disoccupazione e così via. C'è anche, io penso, un problema adesso di comunicazione, perché mentre prima la globalizzazione faceva funzionare tutto, sposti di qua e di là, eccetera, adesso le catene di produzione e di distribuzione sono un po' tutte bloccate, e quindi questo crea naturalmente difficoltà, no? Ma oltre a questi problemi economici, devo dire un altro punto che a me colpisce dell'Asia, sto parlando dell'Asia in generale, no? È la superbia dei poteri politici.
Cioè, si stanno diventando, tutti i poteri politici in Asia stanno diventando sempre più superbi. Vuol dire che a loro non importa più nemmeno avere l'immagine di persona aperta, universalista e così via. Perché fanno veramente tutto per far sopravvivere il loro potere. E infatti tutti stanno trasformandosi in dittature personali che andranno avanti per decenni. Partiamo dalla Russia fino appunto alla Cina, a Xi Jinping, no? Ma i militari thailandesi stanno facendo lo stesso, no? Cioè, per tenere i militari sempre al potere. Il Myanmar fa lo stesso, il Pakistan fa lo stesso. Quindi c'è sempre più questi poteri politici che pur di mantenere il potere soffocano i diritti umani ormai con una facilità impressionante. Noi parliamo della Cina, ma diciamo, le ruberie di terre che avvengono in Pakistan ai poveri cristiani o agli Ahmadi, che sono dei musulmani eretici, diciamo così, le ruberie di terre che vengono fatte contro le minoranze, oppure addirittura contro i cristiani, contro le minoranze in Bangladesh o contro i cristiani in Vietnam, sono tutte cose proprio, diciamo così, per cui perfino le loro leggi le condannano, eppure vengono compiute lo stesso senza che vengano perseguite. Cioè, c'è proprio, si è consumato, non so come dire, questo, permettetemi la frase un po', diciamo un po' a effetto, cioè il perbenismo mondiale si è perso, no? Tu puoi, mandare in prigione uno, arrestarlo, come si può dire, avvelenarlo, condannarlo, eccetera, tanto non importa, tanto poi il mondo va avanti lo stesso. E in effetti questa è un'altra domanda che dobbiamo fare all'Occidente, no? Cioè, tutte queste violenze, tutte queste abusi sui diritti umani, cioè, come ci interrogano? Come ci interrogano? E infine poi la Chiesa. Sulla Chiesa in Asia in generale, devo dire che appunto la Chiesa in Asia è pochissimo, se contiamo che l'Asia ha almeno, credo, più di metà della popolazione mondiale, quindi 3-4 miliardi. L'Asia diciamo, ha 120-130 milioni di cattolici. Ci sono anche cristiani protestanti, ma sono un po' meno, perlomeno in tutta l'Asia. Ma è impressionante perché questa chiesa asiatica, pur minoranza, molto spesso perseguitata, tenete presente che più del 50% dei paesi, anzi, credo di aver calcolato una volta almeno il 60% dei paesi asiatici, hanno problemi di libertà religiosa, cioè la libertà religiosa viene conculcata. Quindi queste chiesa che appunto è perseguitata, che ha limitazioni della libertà religiosa, eppure cresce dell'1,5% all'anno. Anche questo è interessante, no? A paragone con per esempio l'Europa, dove non cresce e non diminuisce anche se ci sono delle morti, ma questo perché ci sono le migrazioni, i migranti cristiani che arrivano in Europa e quindi, diciamo così, si bilanciano tra nascite e morti, tra migranti e gente che muore. Ma diciamo, c'è poco. Diciamo, slancio evangelizzatore, ecco.
non so, queste sono le cose che a me colpiscono dell'Asia e che vedo. Dopo magari adesso approfondiamo per quello che possiamo, naturalmente, alcuni aspetti, non so. Non so cosa vogliamo Padre fare. Bernardo, che puoi dire qualcosa sulle normative di sicurezza a Hong Kong? Che aspettiamo di Jimmy Lai nei prossimi giorni? Dunque, la cosa terribile, cioè meglio, la cosa grande di Hong Kong è stato che l'anno scorso, a giugno, il governo voleva imporre una legge sull'estradizione, cioè sulla possibilità che delle persone fossero estradate in altri paesi e in particolare fossero estradati in Cina. Siccome la Cina, sappiamo che diciamo, le leggi non sono applicate, la magistratura è tutta a servizio del partito, per cui anche le sentenze vengono fatte a servizio del partito. In Cina tu anzitutto sei colpevole, poi devi dimostrare la tua innocenza. Non c'è, il fatto che uno è innocente finché non venga dimostrato che sia colpevole, è il contrario. Cioè, se ti prende la polizia, vuol dire che hai fatto qualche cosa. Devi poi tu dimostrare che sei innocente. E tutto questo ha portato la gente a rifiutare questa legge che si voleva fare. Rifiutare questa legge con delle manifestazioni impressionanti, cioè fino a 2,5 milioni di persone, che vuol dire un terzo della popolazione di Hong Kong, che è entrata e messa in strada. E notate bene, io ci ho partecipato a qualcuna di queste manifestazioni, perché sono stato ad Hong Kong. Cioè, non erano manifestazioni di, come diceva la Cina, come diceva terroristi, distruttori dell'ordine pubblico, eccetera. Figurati, c'erano coppie con i bambini piccoli, vecchietti, anziani, eccetera. Cioè tutte le parti sociali che hanno partecipato a tutto questo. Quindi soltanto molti mesi dopo, cioè quindi in settembre dell'anno scorso, il governo ha deciso allora di togliere via questa legge. Intanto però, la polizia per frenare le manifestazioni e devo dire anche una parte di queste manifestazioni, soprattutto alla sera, quando tutto era finito, diventavano perlomeno vandalistiche, se non violente. Vandalistiche però sì, cioè con distruzioni di, non so, marciapiedi, vetrine, eccetera, eccetera, no? Tutte queste cose qui. E forse adesso qualcuno dice, ma probabilmente erano dei provocatori che volevano fare in modo che la Cina intervenisse più pesantemente. Perché? Perché appunto, le manifestazioni di giorno erano così come vi ho raccontato, cioè pacifiche, si gridavano slogan, eccetera, si andava a votare e vincevano sempre i democratici nelle varie elezioni le varie elezioni di distretto che sono avvenute, no? E tutto questo perché? Perché gli hongkongesi volevano la piena democrazia e quindi volevano che la popolazione avesse il suo sia nel Parlamento, perché la popolazione può votare soltanto metà del Parlamento hongkongese, non tutto. L'altra metà sono praticamente nominati dal vertice, dal governo, oppure sono rappresentanti di corporazioni, no? Quindi la popolazione voleva avere democrazia ed è quello che chiedono da tantissimo tempo. La Cina sta continuamente negando questa democrazia, andando contro al patto fatto con la Gran Bretagna, quando appunto ha fatto un accordo per il passaggio di Hong Kong alla Cina. La Cina ha accettato che dal 2006 si poteva cominciare a parlare di democrazia per Hong Kong. Nel 2006-2007 gli hongkongesi hanno detto bene, adesso possiamo fare la democrazia. Il governo cinese ha detto no,
Poi nel 2017 il governo cinese ancora ha detto no, e dopo sono avvenute queste manifestazioni perché? Perché con questa legge sull'estradizione con cui la Cina influenzava la magistratura di Hong Kong, tutti hanno visto che era possibile che Hong Kong perdesse ogni occasione. Quindi si sono dati da fare per garantirsi la democrazia. La risposta è stata violentissima, perché la Cina ha fatto una legge che ha messo una legge per la sicurezza che ha messo ad Hong Kong, in cui si condannano atti che prevedono, che diciamo così, fomentano la divisione dalla madrepatria. Quindi se uno chiede l'indipendenza, viene arrestato. È un elemento pericolosissimo. Gesti di terrorismo e di violenza anche nei confronti delle cose, e non soltanto nei confronti delle persone, e vieni anche condannato, diciamo così, la tua opinione, il tuo fare pubblicità su queste cose. Questo è quindi il grosso problema. Il punto è che questa legge è stata votata a Pechino e applicata ad Hong Kong senza che la popolazione di Hong Kong abbia potuto dire nulla, nulla, assolutamente nulla. Quindi è proprio una gabbia che viene messa sulla testa della popolazione di Hong Kong. E siccome invece allora davanti a questo ci sono state molte manifestazioni, intanto a causa del Covid il governo aveva vietato le manifestazioni perché dicevano che sono pericolose, eccetera, ma la gente le ha fatte lo stesso, aveva vietato la memoria del massacro di Tiananmen, che a Hong Kong, l'unico posto nel mondo cinese dove viene ricordato tutti gli anni il massacro di Tiananmen e i morti di Tiananmen. Quindi ha vietato tutte queste cose qui. E allora alcuni di quelli che sono stati riconosciuti come i capi, diciamo, che hanno voluto, pubblicizzato queste manifestazioni, sono stati arrestati. Quindi moltissime personalità democratiche, tra cui anche il nostro Jimmy Lai. Jimmy Lai chi è? Jimmy Lai è un editore, ma veramente è un, diciamo, un imprenditore, perché lui aveva cominciato con il fare delle confezioni. Le confezioni Giordano sono molto famose, no? Però era sempre molto critico nei confronti del regime cinese. Io ricordo, ero ad Hong Kong quando una volta, in una memoria del massacro di Tiananmen, lui ha fatto un'intervista dicendo che bisognerebbe imprigionare Li Peng, che era stato primo ministro ed è stato quello che ha dato effettivamente l'ordine ai carri armati cinesi di andare in piazza Tiananmen per sgomberare la piazza, però naturalmente anche per ammazzare questi giovani. E allora lui l'ha soprannominato Wan Patan, che in cinese vuol dire l'uovo marcio della nidiata, insomma, che è un'offesa grandissima che si può fare a un cinese di così. Quindi è stato sempre un tipo molto vocale, molto, molto esplicito, no? A un certo punto, a metà degli anni 90, lui, per l'amicizia con alcune persone è diventato cattolico. Padre Bernardo, deve riaccendere l'audio che ho chiuso un disturbo. Scusa, Non dice. e appunto è diventato cattolico. Penso che sia stato battezzato dal cardinale Zen. Sì, è vero. È vero, è vero. Diciamo che io ho, diciamo, vissuto di striscio la cosa perché, diciamo, io sono molto amico del suo padrino di battesimo, McGurn, no? McGurk, sì. E anzi sono. Siccome venivo a Roma quell'anno, ho portato il regalo che McGurn ha fatto, il
di battesimo, è un grande crocifisso, il crocifisso, quel crocifisso di Paolo VI, che Giovanni Paolo II anche aveva sul pastorale. Così. E, diciamo, e questo Jimmy Lai, insomma, è stato sempre un tipo molto attivo e molto, molto attivo nel movimento democratico di Hong Kong, a sostegno della Chiesa, no? A sostegno della Chiesa in Cina. Ci sono state tantissime donazioni che lui ha fatto al cardinale Zen per aiutare i cattolici in Cina e le situazioni della Chiesa perseguitate in Cina. E tutto questo appunto lo porta ad essere nel mirino, insomma, perché proprio diciamo lui lavora per la libertà quando invece il regime lavora per il controllo. E in più lui si è buttato anche nell'editoria e ha un giornale, Apple Daily, l'Apple Daily, che è il più diciamo critico del partito e svela tutti gli scandali, le cose, eccetera. Quindi è una mina vagante nei confronti del potere, no? E io penso che sia questo il motivo per cui è stato subito preso di mira. Però devo dire che non è stato il solo, è senz'altro la persona più famosa, forse anche, diciamo così, il regime ha voluto mostrare di osare tantissimo prendendo lui, perché è molto famoso nel mondo, è una icona un po' dell'editoria, di tante cose, no? Però ci sono tantissimi altri che sono stati arrestati, per esempio Benny Tai, che è un professore di diritto all'Università di Hong Kong e che è uno degli iniziatori del cosiddetto Occupy Central, cioè del movimento degli ombrelli, no? Che è stato appunto una manifestazione che sono durate per mesi per la richiesta di democrazia al governo, no? Questo per dire, ma sono stati incriminati anche Martin Lee, per esempio, che è il presidente del Partito Democratico a Hong Kong ed è stato nel team diciamo britannico-hongkongese che ha portato poi alla Basic Law, cioè alla Costituzione di Hong Kong. Cioè, praticamente lui ha partecipato al passaggio di Hong Kong dalla Gran Bretagna alla Cina. E adesso accusarlo appunto di terrorismo, di cosa, è veramente un tentativo di buttare fango su delle persone che sono invece delle icone positivissime nel mondo hongkongese. Non so se devo andare avanti, perché a Hong Kong si potrebbe parlare tantissimo ancora. Padre Bernardo, soltanto l'ultimo cenno magari sull'accordo imminente tra il Vaticano e Pechino per quanto riguarda la nomina dei vescovi cattolici. Cosa ci aspetta? Ci saranno negoziati un po' più duri, un po' più furbi da parte della Santa Sede? O aspettiamo lo status quo come prima? Ma io devo dire, quello che mi sembra, no, è che in questi mesi, non la Santa Sede ufficialmente no, devo dire, la Santa Sede ufficialmente no, però alcune persone in qualche modo collegate con il Vaticano, qualche giornalista, qualche monsignore, ma non direttamente implicato nella segreteria di Stato, hanno detto che l'accordo è stato molto positivo, che sono stati 2 anni molto fecondi, eccetera, eccetera, e quindi dobbiamo rinnovarlo, è molto bello rinnovarlo, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto andrà bene. In tutti questi mesi, poi possiamo vedere in che senso, in tutti questi mesi però la Cina ha sempre taciuto. La Cina non ha mai detto nulla. Addirittura io ho fatto notare su Asia News che un giornale molto vicino al Partito Comunista Cinese, il Global Times, diciamo, ha fatto un articolo sulla positività dell'accordo, no? Ma insomma, un giornale cinese dovrebbe citare dei cinesi. Invece lui ha citato soltanto appunto queste persone, diciamo così, della parte vaticana.
per citare qualche cinese, ha dovuto citare un'affermazione di mesi prima del ministro degli esteri Wang Yi. Quando il ministro degli esteri Wang Yi a Monaco ha incontrato Richard Gallagher, il segretario vaticano per il rapporto con gli stati, ha detto appunto, beh sì, è buono, è stato buono questo lavoro, così qua. Il fatto che non ci siano molte affermazioni mi fa dubitare che la Cina, diciamo, veda come positiva, oppure diciamo, sta aumentando così tanto la posta per chiedere al Vaticano tutto. Chiedere al Vaticano tutto vuol dire che il Vaticano deve dare l'ok a tutto quello che la Cina fa e soprattutto deve interrompere i legami con Taiwan, perché questo è il motivo fondamentale per cui il Ministero degli Esteri cinesi è interessato tantissimo al rapporto col Vaticano, perché in questo modo, si toglie a Taiwan l'unico punto d'appoggio, l'unica ambasciata, diciamo così, che può stare in Europa. Devo dire anche una cosa, cioè che secondo me è comprensibile, diciamo così, il tentativo del Vaticano di tenere un rapporto con la Cina, perché teniamo presente che dai tempi di Mao, quindi dal 49, non c'era assolutamente nessun dialogo di nessun tipo con la Cina. Anche se Giovanni Paolo II, Papa Benedetto hanno cercato di fare dei rapporti, però non c'è mai stato. La Cina chiudeva sempre le porte, chiudeva sempre le finestre, non ha mai voluto dialogare. Adesso che il Vaticano ha questo filo esilissimo di dialogo, io capisco che insomma è meglio tenerlo. Quanto poi all'efficacia di questo accordo, questo, diciamo così, l'abbiamo mostrato tante volte anche diversi esperti, tra cui anche alcuni miei confratelli a Hong Kong, hanno fatto notare che, cioè, questo accordo di per sé doveva essere per le nomine dei vescovi, le nomine dei nuovi vescovi. Però da quando c'è l'accordo non c'è mai stato nessun nuovo vescovo. Non hanno fatto nessun nuovo vescovo. Quindi in un certo senso questo accordo non è mai stato messo in atto. Ma alcuni, diciamo così, ottimisti ad oltranza dell'accordo hanno tutti detto: ah no, ci sono stati 5 vescovi che sono stati fatti in questi 2 anni, eccetera. Sì, è vero, ci sono stati 5 vescovi, di cui 2 neordinati, gli altri sono stati riconosciuti. Però questi 2 neordinati erano già stati decisi anni prima, 3-4 anni prima, quindi non c'entra niente l'accordo, cioè è semplicemente stato una sanazio, insomma, una sanatura della situazione, così come i tipo 3 un'amnistia, no? No, beh, no, non un'amnistia, no, cioè semplicemente hanno scherzo. Questa cosa. E così come i 3 vescovi, di cui 2 almeno sono della chiesa non ufficiale, che sono diventati ufficiali, cioè era un processo che era in atto da tanti anni, quindi non si può dire grazie all'accordo tutto questo è avvenuto. Quindi diciamo, io capisco la positività, diciamo il tentativo di avere questo rapporto, però questo rapporto con la Cina, ma devo dire che come frutto c'è molto poco. Io spero che il Vaticano, nel rinnovare l'accordo, invece di subire ancora di più le angherie della Cina, metta un po' più dei paletti. Benissimo, allora grazie Padre Bernardo. Adesso passo la parola a mio collega Benedetto, che grazie, Riccardo Pedrizzi. Sì, allora intanto... Per fare qualche commento prima, poi passiamo alle domande. Sì, sì, sì. Raccogliendo già nel chat. Abbiamo collegato il nostro presidente regionale, il senatore Pedrizzi, a cui adesso passo la parola. Volevo solamente sottolineare un aspetto dell'intervento di padre Bernardo, quando lui parla del desiderio dei giovani di trovare significato e di trovare significato anche al proprio lavoro, no? Con questa
forte industrializzazione che c'è stata nei decenni della Cina. Forse questa potrebbe essere una chiave di volta per un'evoluzione diversa del regime in Cina. Noi anche come imprenditori ovviamente ci troviamo molto spesso appunto a favorire scambi anche con la Cina, con le aziende cinesi, però io lo dico sinceramente, dopo questa esperienza della pandemia, e qui magari più avanti possiamo chiedere anche a padre Bernardo se pensa che ci sono delle responsabilità di uomini politici o comunque delle autorità cinesi, però dopo questa pandemia io mi chiederei se il regime cinese è ancora sostenibile. Visto che abbiamo il senatore Petrizzi che tra l'altro è molto attento a questi temi, gli passerei la parola. Tra l'altro come UCID c'era anche un nostro socio che poi voleva portare una testimonianza. Non so se il senatore però è collegato. Sì, penso di sì. Però non lo vedo in video. Mi sentite? Se si può attivare il video perché io non lo vedo. Sentite? Sì, sì, sentiamo. Vai Riccardo, parla e poi ti attivi il video, ok? Mi sentite? Sì, noi la sentiamo. Allora vado. Sì, l'unica cosa è se può attivare l'audio, perfetto. Il video. Innanzitutto buonasera a tutti e complimenti ancora all'Istituto Acton e al gruppo dei giovani dell'UCID che hanno organizzato ancora una volta una interessantissima conference call con personaggi importanti. I complimenti però più sentiti li voglio fare a padre Bernardo per quello che ci ha detto. Oltretutto ha usato il linguaggio del sì sì no no, dicendoci la verità su quello che sta succedendo in Asia. Oltretutto noi utilizziamo molto Asia News per raccogliere informazioni sulla situazione dei cristiani dell'Asia e seguiamo con particolare attenzione le persecuzioni dei cristiani. Io vorrei solamente soffermarmi su due aspetti. Il primo che ha toccato padre Cervellera è l'aumento dei cristiani in Asia. In Cina i cattolici in pochissimo tempo sono passati da 3 milioni a 12 milioni, i protestanti da 1 milione a 60 milioni. E questo è un motivo di preoccupazione da parte del regime del Partito Comunista Cinese. Il secondo argomento che vorrei solamente toccare è il differente atteggiamento della stampa occidentale nei confronti di quello che succede in Asia, in particolare le persecuzioni ancora oggi presenti in Cina, e dirò che non è cambiato niente dopo l'accordo del 2018, anzi le persecuzioni sono aumentate, i controlli domiciliari si susseguono, la sostituzione di Bibbie originali e serie con Bibbie funzionali ai principi del regime e viene fatta a tappeto, addirittura chi ha piattaforme informatiche viene periodicamente controllato a differenza del passato, per cui concordo molto con padre Cervellera quando dice sì, il contatto è importante, il Vaticano non dovrebbe subire però condizionamenti ancora maggiori da parte del regime comunista della Cina. Anche perché l'esperienza che abbiamo avuto, padre Bernardo, del discorso del luglio scorso del Santo Padre, che è stato censurato, il Santo Padre aveva preparato un testo nel quale parlava di libertà e di diritti umani, che è stato addirittura, come ben sa,
distribuito nella sala stampa e poi ritirato. Il Papa poi ha rinunciato a queste parti precise che si riferivano alle libertà e ai diritti umani, evidentemente per pressione delle rappresentanze diplomatiche del partito comunista. Io ho avuto l'esperienza, andando in missione in Cina, di visitare Shanghai quando era ancora un territorio libero e di incontrare il vescovo di Shanghai, che era un anziano gesuita della Chiesa Patriottica, ma era diventato della Chiesa Patriottica dopo 20 anni di carcere duro, e mi raccontava un po', mentre noi parlavamo nella sua parrocchia, mi diceva: guardi, tutto quello che ci stiamo dicendo viene controllato, lei è stato seguito, per cui questa azione di controllo ferreo da parte del regime continua. Tant'è che padre Bernardo, lei lo sa meglio di me, esponenti della Chiesa come il cardinale Zen, che è arcivescovo emerito di Hong Kong, sono preoccupatissimi a seguito della stipula di questo accordo. Adesso l'accordo verrà rinnovato, perfezionato, modificato a settembre, quindi siamo nel mese cruciale, per cui bisognerà seguire con estrema attenzione come andrà avanti questo nuovo accordo. Io, a dire la verità, a titolo personale sono preoccupatissimo, perché ogni qualvolta si sono tentati accordi, basta pensare l'Ostpolitik con i paesi e i regimi comunisti dell'Est, che svendette, ahimè, il cardinale Minzen, che lei ricorderà bene, pur essendo più giovane di me di parecchi anni, ma io ricordo tutta la vicenda del cardinale Minzenti, che dovette rifugiarsi prima nell'ambasciata americana e poi espatriare in Austria, recando con sé la corona di Santo Stefano, che era stata costruita tra l'altro con un chiodo della corona di spine di Nostro Signore, che aveva recuperato Carlo Magno, e Carlo Magno aveva dato al Santo Stefano. Padre Bernardo, io conosco molto bene la storia di Santo Stefano, perché nell'ottica di quella storia, di quella tradizione, ho dato a mio secondo figlio il nome di Santo Stefano, che è Santo Stefano di Ungheria. Male per lui, perché tutti quanti lo festeggiano il 26 dicembre, Santo Stefano martire, e non il 16 agosto, che è Santo Stefano di Ungheria. Però io ripeto a lui di raccontare la storia, anche perché la tradizione vuole che solamente chi detiene la corona di Santo Stefano è legittimato al potere, e Minzenti non ha mai consegnato quella corona di Santo Stefano al regime comunista ungherese. E l'esperienza ci insegna che tutte le volte che abbiamo svenduto con la Ostpolitik la Chiesa del Silenzio, i cristiani hanno avuto conseguenze sempre negative. Io voglio sperare che in questa occasione, in questa vicenda dell'accordo con Vaticano, governo cinese, non ci sia la svendita della Chiesa del Silenzio, che continua a soffrire e continua ad avere grandi persecuzioni. Ritorno sul trattamento della stampa occidentale. Tiananmen non lo ha ricordato nessun organo di informazione importante. Vengono citati, raccontati gli episodi deprecabili e deplorevoli che avvengono in America a causa di orientamenti razzisti, ma non vengono ricordate le persecuzioni dei cristiani né nella Cina né nell'intera Asia. Questo è un crimine di omissione, lo definisco un crimine di omissione da parte del pensiero unico
occidentale e dei grandi mezzi di informazione occidentali. Padre Bernardo, ancora grazie per aver partecipato a questo nostro incontro, che mi sembra molto molto importante, e soprattutto perché lei ci ha dato la possibilità di toccare con mano una sua esperienza personale, e le faccio ancora i complimenti per Asia News, che noi leggiamo quotidianamente per avere informazioni, notizie serie e non deviate e preconfezionate sulla situazione dell'Asia. Ancora complimenti, padre Bernardo. Bene, ringraziamo Riccardo Petrizzi per questo intervento. In effetti io aggiungerei che è stato anche molto antipatico, e usiamo questo termine, un certo una certa quasi un ossequio verso la Cina, verso gli aiuti che durante il Covid la Cina invitava l'Italia, verso atteggiamenti anche di esponenti, visto che Riccardo Petrizzi è stato senatore, è stato dirigente politico di alcuni autorevoli esponenti anche del nostro governo, che da italiano sinceramente, in particolare per gli effetti che questo virus ha avuto sul nostro paese, non mi hanno reso orgoglioso. Io, Michael, direi di procedere così. Noi abbiamo Diego, che è un nostro socio del gruppo Giovani, che vuole portare una testimonianza, quindi passerei la parola a lui e poi lascerei a te gestire le domande, anche perché ho visto che in chat ce ne sono diverse. Sì, sono tante domande, veramente tante. Diego, vuoi prendere la parola? Devi attivare l'audio, Diego. Benedetto, se ricordi che sull'ultimo numero di intervento nella società abbiamo pubblicato un'intervista con l'ambasciatore di Taiwan, che ti ha riportato l'esperienza proprio del Covid del suo paese. E naturalmente abbiamo sottolineato che l'operazione a cui facevi riferimento tu, degli aiuti della Cina in Italia, è stata, nella logica di quel regime, un'operazione propagandistica, come è stata propagandistica l'operazione della brigata dei cubani che sono venuti in Italia senza essere nemmeno degli specialisti medici, rifiutando il governo italiano invece l'intervento dei medici del Venezuela, che sono sul nostro paese e a centinaia si erano offerti di aiutarci in quella vicenda. Cioè, abbiamo accolto la brigata cubana, abbiamo accolto con gli onori, con i tappeti rossi, gli aiuti della Cina, abbiamo rifiutato gli aiuti dei medici venezuelani esuli che sono in Italia, perché anche lì c'è un regime non troppo democratico e non troppo liberale. Sì, sì, su questo io soprassiedo, ma ovviamente, e andrò sicuramente a leggere l'intervista. Diego, vuoi parlarci della tua esperienza? So che tu hai vissuto in Cina. Io però non ti sento. Va bene, no? Fammi individuare l'articolo. Forse abbiamo un problema con l'audio. Vediamo un attimo se riusciamo a risolverlo. Io guardo grosso, perché lo devo... L'audio è acceso, soltanto magari non fuori stanza. Diego? Non so se Diego riesce a prendere la parola, se no magari possiamo provare Michael con qualche domanda. Sì, andiamo alla domanda magari nel frattempo. Soltanto un accenno, mi ricordo quando lavoravo, gestivo il desk di Asia News nel 2003-2004, e mi ricordo che tante domande che mi arrivavano proprio dai missionari e fedeli nella Malaysia, Taiwan, e la Cina continentale, è stato un grande onore, onore proprio cogliere domande vere e proprie che erano piene di preoccupazione per la madre chiesa e per l'economia e per la sicurezza in generale in quell'anno. Ed era 18 mesi, più o meno 2 anni dopo 11 settembre, e il mondo girava un po' con terrore di un altro grande attacco come stiamo vivendo in questi tempi. Magari do la prima domanda a Corrado Gotti Tedeschi, sei lì? Se vuoi collegarti?
E se non c'è ancora, allora Guillermin della Côte d'Ivoire. Si è staccato Michael. Sì. Oh. Ok, ciao. Vai Guillermin. Ok, allora buonasera padre, grazie per il vostro intervento. Quello che ho voluto sapere, visto che lei ha visitato in China, per avere il suo avviso, sappiamo che in China è il sistema comunismo, ma oggi vediamo qua a Roma, anche tutti in Europa, nelle media, che c'è una crescita economica in China. Allora, su questo punto vorrei sapere qual è l'avviso reale di uno che ha visitato in China del popolo, qual è il loro giudizio verso il governo. Allora, visto che c'è una crescita economica, vorrei sapere se il popolo è contento di questo sistema comunismo o hanno questa voglia di cambiare per essere nel sistema democratico come occidentale o il sistema capitalismo. Che cosa voglio in maniera concreta il popolo della Cina? Grazie. Il popolo della Cina è un popolo enorme, 1.400.000.000 di persone. Quindi è un po' difficile sapere un po' tutti, ma bisogna dire che questo popolo ha cercato tantissimo di sollevarsi dalla miseria. In Cina c'erano, nel 49, c'era una miseria molto grande. Poi Mao Zedong, con gli errori che ha fatto, con il grande balzo in avanti, ha reso proprio affamata la popolazione. Quindi, diciamo così, le riforme economiche che sono state fatte negli anni 70 sono state necessarie per possibilmente ridare ai cinesi la possibilità di mangiare. E quindi c'è stata una grande partecipazione al lavoro perché si voleva mangiare. Dopo il massacro di Tiananmen, però bisognerebbe dire questo, quando la gente ha cominciato a lavorare e ha cominciato a mangiare, ha cominciato anche a domandarsi di avere più libertà, di avere più parola dentro negli affari sociali. Questo è stato il senso del movimento di Tiananmen e questo è stato il motivo per cui il movimento di Tiananmen è stato bloccato, perché chiedere la democrazia in un paese che invece vuole, in un paese in cui il Partito Comunista vuole dominare tutto, questo non è possibile. Dopo di quello però c'è stato un grande sviluppo economico e un tentativo di diffondere maggiormente il benessere nella popolazione. E la gente ha accettato questo benessere, per cui dalla fine degli anni 80 in poi la Cina è cresciuta sempre di più, e la gente anche è diventata sempre ricca, ma c'è una parte che non diventa ricca mai e che sono appunto, come vi dicevo prima, i lavoratori migranti, che sono la manodopera a basso costo, ancora adesso costano 100 euro al mese un loro stipendio, e questi non hanno quasi nessun diritto, addirittura vivendo in città, lavorando in città, non possono permettere ai loro figli di andare nelle scuole della città, non possono permettere, non possono avere loro la copertura sanitaria, perché loro non sono cittadini della città, cioè non sono persone che hanno il certificato di residenza nella città, perché sono migranti, ed è veramente una delle piaghe più grosse. Cosa pensa la gente? Adesso la gente, c'è sempre maggiore ricerca religiosa, proprio perché è nauseata dalla falsità del Partito Comunista, proprio perché è un po' nauseata anche dal benessere, la gente si domanda, ma che vale la pena vivere? Quindi c'è una rinascita religiosa fortissima in Cina, un disinteresse verso il partito, e la rinascita religiosa è tale che il Partito Comunista deve vietare ai suoi membri di andare in chiesa, di andare al tempio, così,
Perché? Perché la gente, invece, la gente del partito vuole esprimere la sua fede, perché non crede più nel comunismo. Quindi c'è tutto questo, che fino al momento in cui Xi Jinping è arrivato al potere, diciamo, è una cosa di cui si discuteva nel partito, cioè trovare un altro fondamento, perché il marxismo non è più valido, insomma. Il punto qual è? Che invece Xi Jinping ha dato una sterzata grandissima, cioè ha cambiato la direzione del partito, invece di discutere non si discute più. Bisogna salvare il partito. E quindi salvare il partito non bisogna discutere, non bisogna dire i difetti del partito, bisogna sostenere l'industria di Stato e bisogna eliminare ogni dissenso. Questo quindi è la situazione. Allora, la Cina è fatta un po' di benessere e un po' di miseria. Xi Jinping, diciamo così, lancia sempre verso il futuro: entro il 2030 saremo una società moderatamente ricca, entro il 2049 noi saremo sulla Luna, noi saremo su Marte, eccetera, eccetera. Intanto però c'è un problema molto grosso di tutte queste persone povere, ci sono, e c'è un problema se veramente l'economia cinese è così solida come appare, perché diciamo i dati che vengono ufficializzati non sono credibili, non sono credibili. Ci sono economisti cinesi che, per cui secondo loro l'economia cinese è in una disastrosa situazione, ma diciamo, i segretari del partito pubblicano sempre i resoconti, i dati statistici positivissimi, ma diciamo così, c'è un problema molto grosso di credibilità. Ripeto, alcuni economisti cinesi, noi li abbiamo pubblicati anche, dicono che invece la situazione è disastrosa. Però il problema è che la Cina agisce fabbrica del mondo, no? Cioè che tutto si produce in Cina a basso costo, per cui tanti paesi, anche occidentali, preferiscono tenersi una Cina che anche non è molto ricca, eccetera, eccetera, ma che continui ad essere stabile per produrre lì tutte le cose che loro vendono in Occidente. Padre Bernardo, abbiamo un bel commento da Argentina. Lui si chiama Ramiro Schiavo e nega proprio il suo cognome, non è più libero che non libero Ramiro. E lui è molto sensibile al fatto che c'è questa politica espansionista economica della Cina. Ramiro, sei qui con noi? Sì. Mi dispiace, non parlo l'italiano, ma grazie. La mia questione è questa: che dire, l'espansione territoriale della Cina, Hong Kong è il primo passo. Qui in Argentina è evidente il suo arrivo di Cina. Base cinese Neuquén, plaza con il Dragon Rosso, a centro culturale in Buenos Aires in questo dia. My question is about what do you think about that situation? Ma parlo italiano? Ma cioè la Cina, appunto, con Xi Jinping ha deciso di muoversi come un grande impero e quindi ha cominciato a fare grandi aiuti all'Africa, ha cominciato a diffondere gli istituti Confucio nel mondo per l'insegnamento della lingua cinese e della cultura cinese,
e ha progettato questo Belt and Road Initiative, cioè le nuove vie della seta, con costruzione di infrastrutture per la comunicazione mondiale, quindi porti, aeroporti, strade, autostrade, ferrovie, eccetera. Questo quindi è il progetto, ma il problema, ma ci sono, in tutti i casi ci sono dei problemi, perché per esempio negli aiuti che ha dato all'Africa o ad altri paesi, dopo gli africani si sono accorti che diciamo lo scambio, in cambio, il paese doveva aprire il mercato alle merci cinesi, e aprire il mercato alle merci cinesi vuol dire distruggere tutto il mercato interno. Per cui molti paesi africani sono, si sono impoveriti adesso che la Cina è lì presente. E la Cina li sta impoverendo anche delle materie prime che loro hanno, perché la Cina si prende tutto. Quindi c'è un problema in Africa. La seconda cosa, con gli istituti Confucio. Gli istituti Confucio, secondo me, sono una bella idea, perché appunto aiutano a conoscere la cultura cinese. Però non c'è reciprocità, cioè non ci sono istituti delle università cinesi, istituti, non so, occidentali, italiani, così, che possano presentare la cultura allo stesso modo, perché mi dicevano, per esempio, ci sono degli istituti su degli Stati Uniti, però agli studenti non è permesso, agli studenti cinesi non è permesso di andare in questo istituto. E anche, per esempio, anche il Dante Alighieri non ha questa facilità di, per cui chiunque può andare, no? In più, gli istituti Confucio in molte parti del mondo sono sospettati di essere dei luoghi che trafugano, trafugano segreti scientifici e segreti industriali. Quindi sono molto mal visti attualmente in Australia, Gran Bretagna, Stati Uniti, anche mi pare in alcuni paesi europei anche hanno fatto queste cose. Terza cosa, la nuova via della seta. La nuova via della seta è stata, diciamo, esageratamente gonfiata. Il problema è che non funziona, non funziona. L'anno scorso, noi abbiamo scritto questo, l'anno scorso è stato dato un ventesimo di quello che era stato progettato. Perché? Perché la Cina sta diventando più povera adesso. Seconda cosa, i paesi si sono accorti che si indebitano, cioè prendendo gli aiuti dalla Cina si indebitano e dopo devono vendere alla Cina, ridare alla Cina quei progetti che hanno fatto insieme. Questo è avvenuto con lo Sri Lanka, è avvenuto con il Pakistan, in cui hanno fatto appunto dei porti i cinesi, poi pakistani e sri lankesi non riuscivano a ripagarlo e quindi la Cina si è preso totalmente questi porti. Però il problema grosso è che soprattutto non ci sono soldi disponibili. E seconda cosa, diciamo, molti paesi cominciano a criticare la Cina perché non sono chiari i criteri con cui si, diciamo così, si fanno le aste per partecipare a questi lavori. Stranamente, cioè tutti i lavori di queste infrastrutture sono vinte da gruppi cinesi. Il che vuol dire che praticamente è lo Stato cinese che finanzia ditte cinesi, ma non è quindi un vero rapporto tra paesi, no? Come invece diciamo si programmava. Quindi diciamo c'è un'espansione, un espansionismo della Cina, ma penso stia presentando tantissimi problemi. Padre Bernardo, puoi rispondere a una curiosità mia, penso che di tanti.
durante la chiusura c'erano tanti italiani che dicevano mai più vado nei negozi cinesi, queste cineserie, no? E c'era questa teoria che tutti, magari una bella parte, una bella fetta del reddito guadagnato nelle cineserie italiane vanno per appoggiare il governo comunista. C'è qualche verità o c'è qualche collegamento tra dei tanti negozi cinesi che si stanno fiorendo qui in Italia e lo sostegno economico del Partito Populista Popolare Cinese? Boh, non saprei, onestamente non saprei, perché ma io penso che l'emigrazione cinese qui in Italia è un'emigrazione che nasce anzitutto dalle famiglie. Sì. Soprattutto questi che lavorano in questi negozi e nelle fabbriche cinesi, cioè sono gente che vuole andare all'estero per avere più libertà, sì, per diventare più ricchi, sì, e fanno una vita molto, sì, grama, secondo me. Sì. Devo dire, nella mia città di Albano, dove vivo vicino a Castel Gandolfo, direi più della metà dei cinesi che conosco sono cattolici, sì, e sono molto imprenditoriali. C'è qualche invidia, qualche gelosia degli italiani magari che non riescono a intraprendere a tale attività. Però anche dopo il lockdown c'erano ad esempio un grande magazzino di moda italiano, si chiama Family Factor, si è chiusa e che si è riaperto un grande magazzino cinese, e quindi questo di nuovo aumenta questo timore che c'è questo espansionismo economico. Questo è il tipo di collusione tra il governo cinese e gli imprenditori cinesi qui in Italia. È una cosa che comunque, diciamo così, facciamo noi, perché sì, io ho assistito per esempio allo sviluppo di Prato, dove adesso tutte le ditte sono cinesi, le ditte, i tessuti sono cinesi, però questo dunque anzitutto si è lasciato che la gente cinese venisse lì e si piazzasse, non si verificava il metodo di lavoro, eccetera, eccetera. Mentre si è, diciamo così, perseguito molto l'imprenditore italiano. Quindi direi che se c'è una facilitazione dei cinesi, questo è dovuto alla cattiva gestione del governo italiano più che dei cinesi, perché il punto è che si vuole avere reddito e quindi si fa così. Poi secondo me c'è anche un altro aspetto, cioè tantissimi lavori ormai gli italiani non lo fanno più, o perché diventiamo una società molto vecchia. E quindi diciamo le cose faticose non si fanno, e quindi invece i cinesi, che sembrano più abituati di noi a soffrire, cioè io ero per esempio a Prato, no? La mattina mi sono svegliato presto alle 5:30 e ho cercato, cioè cercavo un bar dove andare a bere un caffè. C'era un caffè aperto, no? Ma questo caffè era tenuto da cinesi, era aperto dalle 6. E questo cosa significa? Perché appunto, per esempio, i bar, come mai tutti i bar diventano di cinesi? Perché i cinesi appunto si svegliano prestissimo, vanno a letto tardissimo, e invece noi abbiamo tantissimi, diciamo... Benedetto? Chiedo scusa, volevo avvertirvi che con noi c'è il presidente di Società Libera, che nel corso degli ultimi anni ha fatto grandi manifestazioni in difesa dei popoli oppressi, ed in particolare degli uiguri, che vengono perseguitati, pure sono musulmani e vengono perseguitati dal regime cinese. Io gli farei fare un saluto perché sì, è importante. Lui che ha seguito da vicino le vicende dei popoli oppressi, che ci desse il suo saluto e ci facesse certo, un saluto alla riunione. Se gli attiviamo l'audio.
Buonasera. Ci sente? Deve attivare l'audio. È andato? Eccoci, perfetto. Non c'è più Vincenzo. Ah, ci sei? Ci sono? Okay. Sento. Buonasera. Perfetto, ecco. buonasera, grazie al senatore Pedrizzi per avermi visto qui in video e sollecitato il mio saluto. Non vi rubo moltissimo tempo, naturalmente volevo solamente dire che sono perfettamente d'accordo con tutto quello che ha detto padre Cevellera. È vero, sono 13 anni che l'Associazione Società Libera, un'associazione di cultura liberale, si occupa dei diritti umani, pensando che in qualche modo la libertà oramai nel mondo sia un fatto globale, tanto più che più della metà della popolazione mondiale soffre o per mancanza di libertà o per mancanza della possibilità di autodeterminarsi. E quindi in qualche modo noi abbiamo pensato appunto 13 anni fa di occuparci dei diritti umani. È un po' strano che dei liberali si occupano dei diritti umani, perché in genere si ha una visione del liberalismo e dei liberali un po' rivolta ad interessi nazionali esclusivamente domestici. Questo non è stato il nostro caso, e quindi in alcune città, tra cui Roma e in contemporanea delle volte anche a Parigi, a Bruxelles e a Berlino, abbiamo condotto questa marcia internazionale dei popoli e delle minoranze oppresse, in particolare rivolgendoci a due comunità una del tutto sconosciute in Italia almeno 10 anni fa, gli uiguri, lo sono ancora adesso sconosciuti, in cui la leader spirituale del popolo uiguro, che è esule negli Stati Uniti, ha voluto guidare due volte la marcia che abbiamo fatto a Roma e via dicendo, e poi del popolo tibetano. Sono due popolazioni che tutti sanno, almeno per quanto riguarda i tibetani, massacrati dai cinesi e dal potere cinese. Oggi purtroppo siamo in presenza di un imperialismo, direi, vero e proprio da parte della Cina. È inutile ricordare che non è molto lontana di quello che sta succedendo da noi, quello che succede, quello che ha fatto e quello che continua a fare la Cina in un continente che si chiama Africa, di cui tutti ci disinteressiamo da questo punto di vista, ma che su 54 paesi che compongono il continente africano, il potere cinese, diciamo, in varie possibilità, in vari mezzi e in varie occasioni, praticamente controlla molte cose in 45 di questi 54 paesi. Mi fermo qui, solamente per lanciare un appello, così come l'ho scritto anche sulla chat. Anche quest'anno, malgrado il Covid, noi ci ritroveremo al Santuario del Sorbo sulla via Francigena, che è un cammino di libertà vero, che dal Medioevo, come dire, milioni di persone hanno percorso. Ci ritroveremo sulla via Francigena, diceva, al Santuario della Madonna del Sorbo il 24 ottobre alle ore 15. Non marceremo quest'anno per via del Covid, ma faremo questa assemblea davanti al Santuario appunto della Madonna del Sorbo. Volevo invitare padre Cevellera a partecipare ed aiutarci a sensibilizzare il mondo cattolico affinché, come dire, in più ci ritrovassimo a difendere i diritti umani una volta all'anno almeno. Grazie a tutti voi. Grazie. Scusate, mi sentite adesso? Sì, come? Diego, ti sentiamo. Tu ci senti? Però sì, io vi sento, vi vedo, ma voi non vedete me. Ok, Diego, davvero venia per questo inconveniente. Siamo verso la fine perché sono le 8:30, non so se padre Bernardo ha anche altri impegni, no? Volevi portarci una tua testimonianza, però ti chiedo a questo punto, purtroppo abbiamo avuto questi problemi tecnici, se riesci in maniera certamente telegrafica, certo. Grazie Diego. Beh, innanzitutto chiedo scusa per l'intervento, buonasera, per l'inconveniente, vediamo un po' un attimo se parte, non parte il video, Diego, sentite perfettamente. Tu hai vissuto... Allora, saluto, innanzitutto ringrazio anche per l'opportunità al Lucid, il senatore Pedrizzi, e saluto, naturalmente porto anche il mio saluto deferente a tutte le autorità che sono presenti in questo panel.
Beh, sono soprattutto grato anche per poter naturalmente condividere quella che è un'esperienza, come diceva, partendo soprattutto dal ragionamento di padre Bernardo Cervellera, un'esperienza personale, perché tra il 1988 e il 1991 io ero residente a Pechino, ero residente con la mia famiglia e capisco anche che quello che è l'importanza di poter vedere le cose naturalmente con i propri occhi piuttosto che guardarle sotto un'altra prospettiva molto più teorica. È vero quello che dice padre Bernardo, dell'Asia si sa davvero poco, si sa davvero poco, si ha spesso un orientamento che spesso fa pensare anche a quell'applicazione diretta di quel principio che Edward Said diceva nel suo Orientalism, cioè un'applicazione di presupposti che naturalmente non permettono all'individuo di conoscere appieno quelle che sono le tematiche dell'Asia orientale, in modo particolare della Cina. Io nel 1989, vivendo a Pechino, posso dire di essere stato testimone oculare di quello che è stato un grande massacro. Naturalmente mio padre, lavorando all'ambasciata d'Italia, ha visto con i propri occhi quello che veramente, qual è stato veramente la gravità, il vulnus che è stato arrecato a una popolazione che veniva storicamente da passaggi che ricordiamo bene, dalla rivoluzione culturale del 1966 fino a quel movimento del 4 maggio, che naturalmente era nato subito all'indomani della prima guerra mondiale, un popolo che veniva da un'esperienza di sofferenza, ecco. E rifletto anche soprattutto sulla la parola testimonianza, cioè che cosa significa testimoniare. Testimoniare significa testimoniare, ricavarne un insegnamento da questa esperienza e cercare anche soprattutto di approfondire qual è la reale situazione concreta di uno Stato che attualmente non delle strumentazioni neanche giurisdizionali per poter garantire una tutela effettiva dei diritti, sia nella mainland, quindi soprattutto parliamo della Cina, ma soprattutto relativamente alla situazione di Hong Kong. Quindi si parla tanto di Stato di diritto in Cina, che lo Stato di diritto in Cina viene, esiste un'espressione in cinese, la parola è fajr significa Stato di diritto, ma in realtà è uno Stato di legalità che non permette affatto la tutela di questi diritti, e quindi è un fajr che deve essere inserito in quelle caratteristiche cinesi, in quello Stato socialista, quindi nello Shehuei Guozia, cioè uno Stato socialista che tiene presente di questo Stato di legalità, ma che non ottempera a questa protezione effettiva dei diritti umani. E soprattutto anche alla luce delle considerazioni che sono state fatte, devo anche pensare all'ultimo emendamento che questo governo centrale ha posto in essere relativamente ai termini della Costituzione, al dettame costituzionale cinese. E quindi c'è quell'articolo che, nonostante esista quell'articolo 41 della Costituzione cinese che dice che ognuno ha la libertà di poter criticare e liberamente manifestare il proprio pensiero, anche andando contro, diciamo, quello che è un sistema basato, un sistema della legalità, non un sistema di diritto. Non è un rule of law, ma è una rule by law. E quindi è un sistema che sostanzialmente mette in atto quello che è il Parteienstaat. Noi pensavamo nella nostra storia europea di esserci liberati definitivamente di questo fantasma, di questo convitato di pietra, sostanzialmente un'applicazione di una categoria del pensiero schmittiano che rientra ancora nell'applicazione, nell'organizzazione del potere in Cina. Uno Stato dove che è gestito solo unicamente, ruota unicamente intorno al Partito Comunista, che paradossalmente è stato fondato a Shanghai. Oggi noi vediamo Shanghai naturalmente emergere con i suoi sfavillanti grattacieli, al di là di quello che era in realtà una risaia, perché nel 1990 io ho avuto modo da bambino di visitare Shanghai e quindi di guardare soprattutto a quello che era lo sviluppo, il Fajian che loro vogliono,
ma in realtà è uno sviluppo che tiene in mano quelle che sono le caratteristiche cinesi. Una caratteristica cinese che non tiene conto peraltro del diritto di autocritica, come Deng Xiaoping nel 1956 aveva ricordato. Forse quell'articolo 5 della Costituzione del 1982 doveva in qualche modo pensare a un ulteriore avanzamento, cioè farsi autocritica, gestire naturalmente un processo di revisione costituzionale, di costituzionalità delle leggi, certamente in modo che il seniano, certamente, perché la scelta che quella che è la leadership sta ottemperando questa scelta verso un sistema di civil law piuttosto di common law ai danni naturalmente di Hong Kong e naturalmente ai danni di quella che i cinesi chiamano Zi Ben Fa, cioè una legge fondamentale che peraltro è stata integrata con il tempo delle eventuali normative internazionali che proprio nel 1991 il regime coloniale, prima del passaggio, proprio prima di questo passaggio ufficiale alla sovranità cinese, Hong Kong godeva ancora e gode tuttora perché è parte di questa legge fondamentale del patto ONU del 1966 sui diritti civili e politici, dove all'articolo 18, ovvero nell'articolo 15, si dice espressamente che la libertà di religione non deve essere toccata. Ciascuno è libero di credere nel proprio credo, portare avanti e professare la propria religione con il massimo rispetto, e questa è la terminologia che vorrei mettere in evidenza, con il massimo rispetto delle credenze e delle ritualità. Questo è un aspetto fondamentale, quindi il futuro è incerto da questo punto di vista, perché non è soltanto una legge fondamentale che viene a mettersi in discussione, ma ci sono delle integrazioni che rientrano naturalmente nello stesso dettame, nelle stesse previsioni normative, che sono di orientamento internazionale. Quindi questa è la prima analisi che faccio. Diego, la seconda analisi che faccio è la mancanza. Perdonami se ti interrompo, perché purtroppo non tutti noi siamo giuristi e fatichiamo a seguirti. È vero che sotto il profilo giuridico è molto interessante analizzare come diciamo appunto la situazione di Hong Kong sia determinata poi da una serie di leggi che si susseguono. Mi dice padre Bernardo che effettivamente abbiamo anche abusato questa sera della sua disponibilità, sì. E quindi io passerei alle 9, non posso più stare qui. Ad ogni modo, se vuoi chiudere rapidamente, volevo chiedere al nostro amico Diego De Blasi se mi manda magari il suo scritto, che lo trovo molto interessante. Beh, certamente sarei molto molto lieto di poterlo inviare, perché ci sono naturalmente delle questioni che riguardano l'applicazione del costituzionalismo in Cina, perché non esiste esiste una norma che è nella Costituzione, che è l'articolo 129 della Costituzione cinese, che dice che sostanzialmente vi è una supervisione delle leggi che devono rifarsi direttamente. Me lo scriva. Glielo scrivo, glielo manderò sicuramente. Allora, grazie. Michael c'ha la mia mail. Sì, editor@agenews.it. Molto editor. Chiudiamo. Grazie, okay. Diego, per il tuo contributo. Grazie a voi. Grazie a padre Bernardo. Chiedo scusa ancora per l'inconveniente. Grazie a tutti gli amici collegati. Vi ricordo che il prossimo evento, che già vi posso anticipare, sarà molto probabilmente il 24 di questo mese. Avremo l'economista Gotti Tedeschi. Tra l'altro, il professor Gotti Tedeschi ha spesso parlato di come delle fragilità di questo modello di globalizzazione che si è basato proprio sulla immissione della Cina nell'economia globale negli anni 90. Quindi sicuramente gli aspetti anche economici li approfondiremo. Sarà interessante magari approfondire anche tramite Diego gli aspetti giuridici. Michael, io ti passo la parola e ringrazio veramente tutti per questa sera, perché abbiamo avuto delle testimonianze veramente importanti. Grazie a tutti. Grazie a te. Un semplice thank you da me e da tutti noi dell'Istituto Anken, tutti i miei colleghi oltreoceano a Michigan. E un
sempre un saluto anche di cuore con padre Bernardo, che ho ammirato tantissimo. Mi ha sempre fatto crescere professionalmente, sono davvero grato dopo 17 anni. Ti saluto, buon matrimonio romano, che non si sposa lui, però lui sposa a due persone. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Ciao Maico. Ciao. Grazie per aver... Buonanotte. Buonanotte, ciao. Buona cena, perché ancora...